Mister Solari, arriva un'altra bella conferma dopo la vittoria con la Sestrese, è cambiato l'avversario, avete dimostrato grande presenza in campo, venire qua a giocare con questa tranquillità, con questa consapevolezza è sicuramente un'iniezione di fiducia molto importante. Sì, abbiamo fatto veramente una bella partita, anche nel primo tempo comunque siamo stati veramente presenti, aggressivi, aggressivi in avanti, senza paura, con coraggio, con determinazione. Loro poi un'ottima squadra, quindi sono molto contento, perché poi siamo riusciti nel secondo tempo, li abbiamo messi nella loro metà campo e siamo passati in vantaggio meritatamente. Abbiamo vinto questa partita con grande temperamento, con grande carattere, con grande personalità, che è quello che chiedo ai ragazzi, perché poi la personalità in questa squadra non manca, la personalità tecnica, e bravi, bravi davvero. Abbiamo messo un piccolo mattoncino, ma ripeto, non abbiamo fatto niente, da stasera pensiamo a domenica al Rapallo. Una prova comunque rotonda, la risposta anche da parte dell'intero organico, che è entrato, ha fatto molto bene, su tutti Gandolfo che ha trovato anche il gol. Era molto emozionato Lorenzo anche per il percorso che avete fatto insieme a Vado, ricordando anche il brutto infortunio che aveva avuto. Hai sempre creduto molto su questo ragazzo? Vabbè, ma è un soldato, lui è un ragazzo che è straordinario, poi ha imparato tanto, io gli chiedo delle cose, se ha fatto gol è perché ha creduto su una giocata che lui sa che deve andare a chiudere, quindi sono contento per Lorenzo, sono contento per tutti i ragazzi, perché oggi è davvero grande personalità e grande partita. Prossima settimana ci sarà la sfida con il Scars Brescia, l'Imperia dovrà imporsi, ancora presto comunque per capire da che parte voltare definitivamente lo sguardo. Ma assolutamente, adesso guarda, da stasera io inizierò a lavorare sul Rapallo, quindi mercoledì prossimo è ancora troppo lontano per pensarci. Come ho detto settimana scorsa, il focus era sulla Sestrese, oggi, poi da domenica è stato sull'Alba e da stasera sarà sul Rapallo. La concentrazione deve essere al 100% sulla partita che arriva, non oltre. L'ultima, hai utilizzato un vestito tattico che insomma non è affine tanto a quella che è la tua esperienza nelle passate stagioni, è come dire una versione tra virgolette stabile, pensi di andare avanti col 3-5-2 oppure è contingente anche la disponibilità di uomini che hai in questo momento? Ma io credo che l'allenatore debba saper fare un po' tutto, no? Deve saper preparare la propria squadra a seconda delle situazioni, a seconda dei giocatori a disposizione, a seconda delle caratteristiche dei giocatori. Io ho sempre giocato con la difesa 4, un 4-2-3-1, con un 4-3-3, l'anno scorso comunque ho giocato diverse volte a 3, e preparo la squadra in modo che sappia quello che deve fare. Ho avuto talmente poco tempo da mercoledì scorso che ho preso una via ovviamente anche l'altro ieri e ieri abbiamo preparato per quello che si può preparare, è più una gestione delle forze e poi andiamo a lavorare sui concetti. Oggi i ragazzi sono stati incredibili perché veramente non abbiamo concesso nulla a loro, tranne che una palla fine primo tempo, perché abbiamo avuto una defiance con la palla noi nei piedi, ma perché chiedo coraggio ai ragazzi, quindi a volte ci può stare che si possa sbagliare, però poi è stato recuperato subito l'errore e bene, quindi dobbiamo continuare così, perché vincere aiuta a vincere, vincere aiuta a prendere consapevolezza, autostima, abbiamo dei concetti tattici molto precisi in questo momento e i giocatori sono consci del fatto che devono seguire questa linea.